おはようございます。 Prova. Buonasera a tutti, possiamo procedere per l'appello, prego segretario Barbato, Miele, presente Siciliano, presente. De Capo Giuseppina, Vetrano Antonietta, Pedilla presente De Capo Carino, Trinchese Angelo, presente Barbati Di Giuseppe. Vescimio Carmela, Giuliano Antonio, presente, Venezia Alessandra. 11 presenti. La seduta è aperta. Passiamo al primo punto all'ordine del giorno. Approvazione verbali adottati nella seduta precedente ai sensi dell'articolo 76,2. La delibera da approvare, visto, visto l'articolo 76,2 76 no, no, no. del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, viste le deliberazioni adottate nella seduta del 17-7-2020, contrassegnata al numero 24 del 24-7-2020, contrassegnate dal numero 25 al numero 27 del 29-7-2020, Contrassegnate dal numero 28 al numero 32 del 23-9-2020, contrassegnate dal numero 33 e 34 del Consiglio Comunale. Acquisito il parere di, di regolarità tecnica del responsabile del servizio, tanto premesso, propone al Consiglio Comunale la seguente delibera approvare per quanto in premessa i verbali di Consiglio comunale adottati nella seduta del 17/7/2020 contra contrassegnata al numero 24 del 24/7/2020, contrassegnate dal numero 25 al numero 27 del 29/7/2020, contrassegnate dal numero 28 al numero 32 del 23/9/2020 contrassegnate dal numero 33 e 34 del Consiglio comunale. Se ci sono chiarimenti in merito, a voi la parola. Prego consigliere Barbati. Buonasera presidente, grazie. Solo per sapere, ma presidente, mi pare che questo punto già lo votammo. Per cui se è stato già votato non vedo perché debba essere rivotato. Ho proceduto a correggere eh, quei verbali. Sono pubblicati sul sito. La numero 31 riporta correttamente gli assenti presenti. La numero 32 è rimasta così com'è? Perché ho riportato lo stesso verbale della 31, viste le stesse motivazioni per cui fu rinviata... Uh, quell'esame quell della numero 31 sì. nella votazione si riportò esatta, ho riportato esattamente le stesse motivazioni così votò il Consiglio Comunale Prego. indipendentemente da quello che il funzionario ha scritto il funzionario ha scritto che sono approvati dobbiamo approvare i verbali che stanno pubblicati con quei numeri non le correzioni Indipendentemente da questo, eh, noi votiamo contro perché già abbiamo votato contro. Indipendentemente dal fatto che il funzionario ha scritto cose diverse da quelle che sta dicendo il segretario comunale. Punto. Altri interventi in merito. Pass passiamo alla votazione. Chi è a favore alzi la mano. Contrari. Astenuti? Il Consiglio non approva. Secondo punto all'ordine del giorno, comunicazione del Sindaco. Prego Sindaco. Grazie Presidente. Presidente, grazie per il suo intervento. Grazie. Eh, io voglio fare una proposta, non è possibile. Vabbè. Grazie. Vabbè. Grazie Presidente. Presidente, mi metterei in piedi eh, di fronte a lei come eh, facevo in eh, Parlamento quando il Presidente della Camera mi dava la parola che bisogna stare in piedi. È una forma di rispetto verso le istituzioni. e Non le nascondo che lei da presidente del Consiglio Comunale di Camposano vale dal punto di vista politico più di quel presidente della Camera dei Deputati, ma non perché lui fosse un uomo di destra e un uomo di sinistra, ma perché la storia di quel presidente di destra abbiamo visto. Er cui uno di quelli che ha rilevato all'epoca scoprì la casa di Monte Carlo, i soldi di come gestiscono alcuni partiti, i soldi, eccetera. E poiché ho visto il suo operato in questi quattro anni e sette mesi. E lei, non solo è una persona per bene, è una persona onesta, ma è una persona che fa il politico con la P maiuscola perché. Lei al servizio dei cittadini. Lei da mattina a sera risponde a tutti al telefono e serve tutti i cittadini come vuole la politica. Ecco perché dico: ci vorrebbero 10.000, 1100.000 presidenti come Aniello Petillo. 10.100.000 Aniello Petillo. E quindi per questa ragione. Mi complimento con lei come mi complimento con la giunta municipale, che è una giunta eh, fortemente positiva perché è una giunta eh, a maggioranza donne. Ci sono tre assessori donne sui quattro previsti. E questo è un altro sintomo di grande cambiamento che abbiamo portato nella politica e nella vita camposanese, il ruolo della donna protagonista, la donna che è al centro, la donna che ha un ruolo di governo, come bene hanno fatto, eh, vedo qui presente infatti l'assessore De Capua, Giussi che su due temi delicatissimi, politiche e sociali, in un momento di coronavirus, ha dato un grande contributo al nostro Paese, seguendo i cittadini e riuscendo a realizzare quello che è stato il claim di questa amministrazione. A Camposano nessuno è solo. Grazie a questo assessore, per non parlare dell'altro assessore alla digitalizzazione, l'assessore Felice De Capo, che è arrivato dando un grande contributo per la modernizzazione della macchina comunale con il suo know how, la sua esperienza, la sua professionalità. E di queste figure che si ha bisogno eh, oggi nella politica, si ha bisogno nella pubblica amministrazione dove è stato troppo spesso dimenticato il concetto di etica pubblica. E tutto al femminile, il capogruppo è ancora donna. Insomma, abbiamo un, una forza politica fatta soprattutto di persone che hanno soprattutto un concetto della politica. La politica è una cosa seria, è una cosa sana. E noi che siamo stati educati in un certo modo, io da mio padre, come il consigliere De Capua Gavino, i nostri genitori ci hanno dato un'educazione rigorosa, severa, pulita, da galantuomini. Abbiamo continuato a portare questo profilo. E per questa ragione... Io sono ossequioso anche di fronte all'istituzione Consiglio Comunale, che è il massimo consesso della vita pubblica di un paese. Ma anche se questo Consiglio Comunale, mi auguro questa sia l'ultima seduta che si fa di questo Consiglio Comunale, eh, non rivedrà sicuramente tanti personaggetti che naturalmente hanno dato solo discredito alla politica. Con comportamenti eh, da saltimbanchi, eh, da volta cabana, insomma una politica di bassa lega. Eh, ed è la ragione per la quale si è arrivati poi ad oggi che questo Consiglio Comunale, eh, per questa nuova fisionomia che ha preso, eh, diventa ancora più irresponsabile ed incosciente rispetto a Cambosano. Ed è un problema per Cambosano avere questo Consiglio Comunale così composto oggi, perché non è più un Consiglio Comunale secondo il, lo spirito vero, sovrano, autentico, di funzione di indirizzo che deve dare al Paese. Questo è il Consiglio Comunale, dove ci stanno gli uomini e le donne. Più qualificate del paese invece io penso che questo consiglio comunale sia molto squalificato perché ha confuso dei concetti fondamentali del consigliere comunale che specie rispetto al bilancio ed entro nel merito degli argomenti eh, il bilancio non è qualcosa che appartiene al sindaco alla maggioranza alla posizione a questo partito a quel partito il bilancio è un bene comune perché con il bilancio si amministra e si governa una città, con il bilancio si amministra un paese, si tutelano gli interessi dei cittadini, si difendono i cittadini, si proteggono i cittadini, si aiutano a vivere meglio. E allora che cosa fa questo Consiglio Comunale? Questo Consiglio Comunale su un atto amministrativo decide di autosciogliersi, cioè questo consiglio comunale si suicida. Questo, questa è la funzione di questo consiglio comunale, è una cosa inenarrabile, incredibile, vergognosa al massimo dal punto di vista politico-amministrativo. Vergognosa perché? Perché che cosa è la salvaguardia che noi si doveva approvare? era qualcosa che prevedeva degli atti che riguardano i camposanesi. Perché in, questo, in questa salvaguardia, che cosa c'è? Ci stanno addirittura maggiori entrate che abbiamo su quel bilancio che abbiamo votato 6-7 mesi fa, votato anche da alcuni consiglieri che oggi invece, rispetto a quel bilancio che hanno pure votato ritengono di non votarlo più addirittura quando è migliore rispetto a quel bilancio di allora perché con questa salvaguardia ci stanno maggiori entrate nel bilancio comunale, c'è chi si è astenuto e invece adesso che è migliore di ieri eh, questo bilancio, questa salvaguardia non viene votata è la più grande incoerenza politica gente che fa politica così è meglio se torna a casa perché non può stare in banchi istituzionali Uh, non può aspirare a tutto, non può essere neanche candidata gente che si comporta in questo modo. E allora per questa ragione, uh, quali sono gli argomenti che ci sono qui dentro in questo uh, bilancio che viene tradito dal Consiglio Comunale? In questo bilancio, in questa salvaguardia, uh, con le relative variazioni? c'erano i buoni alimentari che per fortuna dei camposanesi noi che abbiamo cultura di governo abbiamo addirittura già utilizzato quei fondi ed era una cifra importante di quasi 50.000 euro che sono stati già indirizzati nelle tasche di chi ha bisogno, di chi ci ha chiesto aiuto che si sommano agli altri 50.000 che in prossimità delle feste natalizie noi già avevamo messo a disposizione e abbiamo già erogato a Cambosano perché a Cambosano nessuno è solo. E poi ancora ci sono i libri di testo che voi consiglieri, che in questo momento siete degli assassini politici, perché addirittura votando contro questo, questa salvaguardia votate contro i libri di testo, i fondi che noi abbiamo già erogato ai cittadini. Ai genitori, alle mamme e ai padri che portano i figli a scuola, eh, con il voto contrario, eh, si dovrebbero andare a prendere di nuovo i soldi che sono stati erogati ai camposanisti per i libri di testo? Questa è la domanda che faccio a questi consiglieri assassini della politica, assassini della pubblica amministrazione. I fondi SIEI sono i fondi per le scuole, i, i contributi per i fitti. Che abbiamo già erogato consiglieri assassini volete che vengano ritolti i soldi dalle tasche dei camposanesi perché abbiamo già erogato questi fondi per i fitti e poi ancora i loculi a cappellina che sono fermi perché non si è approvata ancora la salvaguardia con le relative eh, variazioni addirittura abbiamo anche integrato gli stipendi per i dipendenti comunali con queste variazioni eh, dobbiamo andarci a riprendere i soldi dalle tasche dei dipendenti dei lavoratori che hanno lavorato questo state facendo votando contro consiglieri assassini della democrazia e di camposano perché ogni atto del genere è un atto del comune di camposano a favore dei camposanesi e con questa salvaguardia che ripeto il concetto, il bilancio e la salvaguardia di un bilancio è un bene comune. Non appartiene al sindaco, alla maggioranza, alla minoranza, a un gruppo, a un partito o a un altro. Appartiene ai camposanesi che voi questa sera state tradendo con un gesto suicida perché state suicidando il Consiglio Comunale. State sciogliendo il Consiglio Comunale. Questi sono gli argomenti di merito di cui nessuno ha mai parlato. Non volete parlare di queste cose non parlerete mai perché il vostro, vostro unico scopo che vi tiene insieme tutti è quello che non votando la salvaguardia scatta una procedura amministrativa che scioglie il consiglio comunale, ergo fa decadere anche il sindaco e la giunta. Il vostro unico scopo è di buttare giù il sindaco e di buttare giù me. Non è quello di stare a difesa dei Camposanesi che io fino all'ultimo istante difenderò e proteggerò lavorando oggi, domani ancora, fin quando non viene il commissario che voi, consiglieri assassini, state minando, state minacciando e state danneggiando con un comportamento irresponsabile, incosciente. È un, è un comportamento che dal punto di vista politico è un comportamento davvero criminale dal punto di vista politico. È gravissimo quello che state facendo perché state facendo tutto questo contro gli interessi di Camposano, contro la salute, la vita, il progresso, la crescita di Camposano. Questo è il vostro comportamento. Perché quando non voterete la salvaguardia, il paradosso sapete qual è? Che chi salverà Camposano sarà il commissario, visto che il Consiglio non ha approvato questi adempimenti e questi atti dovuti, cioè gli stipendi, i fitti che sono stati dati ai cittadini, i buoni libri, i buoni i pasti alimentari e tutto il resto non lo approverà. E deve venire un commissario ad acta. Ma che ve ne frega a voi dei buoni pasti per i cittadini? in questo momento di covid-19 stanno vivendo una vera emergenza stanno in difficoltà economica ma a voi tutto questo non interessa a voi interessa solo buttare giù il sindaco questo è il vostro unico scopo ed è una vergogna perché io onestamente mi dispiace per camposano per quello che da domani succederà a camposano io personalmente ho amato sempre un, un complesso musicale, IPU, eh, rispondo da buon cristiano, con eh, IPU, con Robby Facchinetti, ricordati in questo momento di emergenza, rispondo rinascerò rinascerai quando tutto sarà finita sarà finito torneremo a vedere le stelle rinascerai la, la tempesta che ci travolge ci piega ma non ci spezzerà siamo nati per combattere la sorte ma ogni volta abbiamo sempre vinto noi. Rinascerai, uomo anziano di Camposano, quando ti riporterò alle terme di Telese, quando ti farò rivivere la festa dell'anziano che abbiamo fatto nel campo sportivo. Rinascerai uomo anziano donna anziana di camposano e io rinascerò con te rinascerai bambino che troverai le più belle scuole qui a camposano le più sicure le più ordinate io rinascerò con te bambino di camposano rinascerai tu giovane di Camposano, rinascerete i giovani di Camposano perché per voi ci deve essere un futuro, un lavoro, ci deve essere occupazione nella vostra città. E io rinascerò con voi giovani di Camposano Rinascerai cittadino quando riavrai di nuovo le strade pulite, le strade ordinate. Il verde curato non è berbaccia, schifezza dappertutto, come quella cloaca che trovammo quando ci insediammo nel giugno 2016. Cambosano era il peggiore comune dell'Agronolano, era una cloaca che trovammo. Da domani, purtroppo, si ripresenta con questi assassini consiglieri di Cambosano. Un momento di difficoltà e di pericolo perché vogliono far ritornare Camposano indietro. Questa crescita che ha avuto in questo periodo, vogliono che finisca. Rinascerai cittadino quando avrai quella sicurezza che per quattro anni e mezzo ti ho consentito. Proteggendo tutti gli uomini e le donne di Camposano, vigilando su di voi, seguendovi, proteggendovi. Rinascerai, cittadino di Cambosano, in sicurezza, quella sicurezza che vi abbiamo costruito. E io rinascerò con voi. Oggi, Cambosano che lascio. È una città modello, è una città che pigliano come esempio dappertutto, dove ci invidiano dappertutto questa città. Oggi abbiamo una città con solo due casi di Covid-19. Però questa è una città nella quale ho cercato di portare mani pulite perché. Le porcherie che ho trovato in amministrazione sono cose inenarrabili. Eh, perché pensavano, ed è questa la ragione per la quale mi mandano via, che ci fosse ancora corruzione, che ci fosse ancora manipolazione per interessi privati, personali della cosa pubblica. Che ad esempio si facessero i concorsi pilotati uh, uh, dove uh, bandito il concorso si andavano a chiedere le domande al presidente il presidente dava le domande al politico di turno e qualcuno vinceva il concorso vero segretario generale vero e questo invece non è successo non è successo non l'abbiamo fatto accadere come non abbiamo fatto accadere gli appalti in un certo modo. C'è una mia direttiva con la quale ho dato ordine che gli appalti, specialmente di somme grosse, debbano essere fatti con gare aperte, cioè bisogna andare sull'UMEPA a livello nazionale. Chiunque in Italia può partecipare agli appalti pubblici. Abbiamo... Fatto, tagliato tutti i rubinetti, chiusi tutti quanti, tutti i papponi che c'erano prima, li abbiamo cacciati fuori. I concessionari, il primo concessionario che abbiamo cacciato, il tesoriere eh, con l'IAP fuori a calci nel sedere, lo abbiamo cacciato, facendo tutti gli atti in danno. È fallita quell'azienda e con orgoglio dico queste cose perché erano delle sanguisughe che erano attaccate sul collo dei camposanesi. Addirittura quando fu appaltato questa concessione prendevano interessi dell'11% neanche gli usurai neanche gli usurai prendono questi soldi neanche gli usurai prendono questi soldi l'altro concessionario che abbiamo cacciato la sidelum della pubblica illuminazione un magna magna con una delibera fasulla con cui fu fatto questo affidamento della concessione per nove anni di un servizio che era arrivato a 280.000 euro l'anno, quasi 300.000 euro l'anno. Non ci davano nulla, non ci hanno migliorato la pubblica illuminazione. Perché? È perché prima il magna magna funzionava così. Tanto pagavano i camposanesi. Qual è il problema? Pagavano i camposanesi. Adesso costa la metà della metà questo servizio. Ma prima di cacciarli a calci nel sedere pure a loro, ho fatto rifare tutta una parte dell'impianto di pubblica illuminazione con luci LED, senza cacciare un euro. Ci hanno sostituito decine e decine di pali che non avevano mai fatto negli anni passati perché c'era il magna magna che noi abbiamo interrotto. E questa è la ragione per la quale questo sindaco non va bene. Perché questo sindaco ha preteso che i dipendenti comunali lavorassero, perché chi prende denaro pubblico se lo deve guadagnare. E molti sono stati cacciati fuori. E oggi addirittura la cosa più bella è che abbiamo anche Abbassato fortemente l'età, l'età media di chi lavora per il comune di Camposano, con una serie di modalità e di attività per portare professionalità e persone al servizio del comune, abbassando l'età media del personale che lavora per il comune di Camposano. Insomma, per queste ragioni non pensano a Camposano, non pensano al bene comune. Hanno una sola esigenza che li mette tutti insieme, di mandare via questo sindaco, perché è un sindaco che dà fastidio. Dà fastidio agli impostori, agli affaristi, ai camorristi, Uh, a chi vuole servirsi della pubblica amministrazione per fare i propri affari e questo sindaco deve essere mandato via. È un sindaco pericoloso perché questo sindaco sta dalla parte dei cittadini, difende ogni giorno i cittadini e invece è preferibile tornare alla vecchia politica. È preferibile tornare al marcio che c'era, alla illegalità diffusa che c'era, alla pubblica amministrazione che era una barca dove bisognava fare l'arrembaggio: ognuno acchiappava qualcosa, ognuno si portava un pezzo a casa. Questa era la politica di prima e io per questa ragione ritornerò. Io per questa ragione rinascerò ma soprattutto sarai tu, cittadino di Camposano, che rinascerai. Ed io rinascerò con te, anzi con l'occasione. Spero che tutti e sei i consiglieri che determinano questa situazione si candidino tutti quanti, si riposizionino sullo scenario politico. Spero, perché io in nome del popolo di Camposano starò a difendere voi perché rinascerò e tu rinascerai Cambosanese ed io mi difenderò vi difenderò fino alla fine sperando che ci siano tutti quanti questi che in questo giorno vi stanno assassinando perché questo è un giorno che determinerà giorni negativi per Cambosano giorni pesanti giorni difficili giorni in cui cambierà tutto ma ritornerò e tu ritornerai con me di nuovo nella civiltà, nel progresso, nello sviluppo, nella crescita, nella democrazia. Via il magna magna, via i mangiapane a tradimento, via i saltimbanchi della politica, via questi ciarlatani. Anzi, spero che insieme a loro ci sia un altro po' di questa marmaglia politica che si metta tutta insieme. Lo spero proprio. Perché una volta e per tutte bisogna fare piazza pulita della mala politica. Ed io starò sempre dalla parte vostra, soprattutto per un motivo. Il motivo è il seguente: è un motivo che mi ha insegnato mio padre. L'avvocato Barbato diceva. I sindaci passano, gli assessori passano, anche gli uomini passano. Mi diceva Guagliou, ricorda, quello che resta è lo stile che tu lasci ed è questo lo stile che in questo momento stiamo lasciando. Ma con un impegno davanti a tutti. Ritornerò e tu, cittadino libero di Camposano, ritornerai. Grazie, Presidente. Ho concluso. Non ho altro da dire per quanto riguarda le comunicazioni. Sono terminate. Grazie, Sindaco. Finite le comunicazioni del, del Sindaco. Passiamo al secondo punto, eh, al io... terzo punto all'ordine del giorno. Voglio parlare? No, non è possibile. Eh, non è possibile. Non è, possè... Sulla <ride> non è possibile. Sulla comunicazione del sindaco, allora eh, ripetilo, te... come non è possibile. Allora, abbiamo permesso al sindaco di fare la campagna elettorale oppure solo volete dire quello che dire lui? rispondere un po' con noi, questi che stiamo parlando, Posso parlare? Siamo stati chiamati assassini, possiamo parlare? Posso parlare per cortesia? Prego. Allora, credo che sì. debbano parlare prima gli assassini presidente. Preside. Non, non è così gli assassini no, parlano prima e dopo per cortesia per oh, non fate il difensore del presidente per cortesia consigliere Barbati allora per quanto riguarda un, honor, un riguarda, grande presidente mi mettete paura per cortesia voglio spiegare un attimo. per quanto concerne le comunicazioni, qualsiasi comunicazione che vengono date per cortesia, per cortesia non c'è dibattito. Ma vi dico di più: rispetto alla comunicazione che ha fatto il sindaco, che come, come si è ben capito prevale la questione sulla salvaguardia, chi vi vieta di intervenire in merito alla comunicazione del sindaco, cioè non cambia proprio nulla consigliere Barbara, lo dico io, eh, se me lo consente. Il fatto che okay. lo dite voi non significa proprio niente, scusate. Consigliere Barbara, per cortesia, per cortesia, le sto dicendo. Eh, per sai? quanto riguarda le comunicazioni non c'è dibattito, ok? Vi dico di più che rispetto alla pro alla al problema che ha posto il sindaco sulla salvaguardia, voi potete fare ognuno di voi un intervento dove potete spiegare e motivare le ragioni del sindaco eventualmente per cortesia, sì, non cambia proprio nulla fare un dibattito per, qua, per quanto concerne la comunicazione non ha senso lo potete fare su questo punto qua, guardate e viva la libertà Presidente viva la libertà se avete, se, avete, se, avete, se avete da dire qualcosa parleremo tra tre minuti, andiamo avanti ok, passiamo al, secondo, al terzo punto, all'ordine del giorno Salvaguardia equilibri di bilancio, variazione di assestamento di bilancio ex articolo 193 del decreto legislativo numero 267 2000. Se ne vuole relazionare? Propongo quando già è previsto nella salvaguardia eh. degli equilibri con le variazioni, così come dalla proposta di delibera conciliare formulata dal dirigente del settore. Okay. Atti ne vanno in merito. Sì, ci mancherebbe, consigliere Rescigno. Prego, prego. Grazie, Presidente. Prego. Io non credo che lo stile sia quello di offendere e sia quello di parlare pur di comunicare per una strategia comunicativa. Di parlare a vanvera perché parlare a vanvera e non rendersi conto di chi è o di chi sono gli interlocutori. Qui non ci sono i camorristi, qui non ci sono i magna magna. E la ragione per la quale l'unico assassino in questa situazione è il sindaco che, grazie al suo fallimento politico, non ha una maggioranza e presenta il conto alla cittadinanza. Se mi trovassi in un'aula universitaria direi che abbiamo appena assistito ad un esempio tipico di un disturbo di personalità. La sindrome del de responsabilizzato è una patologia. Fallire e dare la colpa agli altri del proprio fallimento. Concorsi pilotati, mani pulite, ma stiamo scherzando. La ragione per la quale va a casa questo sindaco e questa amministrazione è perché ha fallito. Questo è il motivo per cui noi votiamo contro. Non siamo, come qualcuno ha voluto far intendere, legati alle poltrone, anzi stiamo rivotando un bilancio che già è stato bocciato la volta scorsa. Siete già andati a casa, forse non ve ne volete rendere conto, perché siete voi legati alle poltrone, non noi. E se noi dobbiamo, non siamo degni di fare politica e dobbiamo andarcene a casa. Bene, sia chiaro. Intanto ve ne andate voi a casa e poi si vedrà. Sì, dottoressa. Attimo, di merito, prego, consigliere Barbati. Non credevo che stasera fosse l'apertura della campagna elettorale con un comizio davanti alle telecamere. Le telecamere ai cittadini e Greggio Sindaco credo, o spero, che vi abbiano già valutato e giudicato per come avete trattato il Consiglio Comunale, ma questo Consiglio Comunale nel suo complesso ha bocciato la vostra politica con l'assenza ai banchi della maggioranza dei vostri consiglieri. Voi avete avuto nella vostra lista un'ecatombe totale, un totale. Ma questo è l'aspetto politico del vostro fallimento. Io ci terrei, ma tanto per dare anche un senso e per cercare di cominciare a fare realmente quel discorso di ordine tecnico che il sindaco ha invocato e solo stasera l'ha invocato. Perché in tutti e quattro anni, quando abbiamo cercato di fare discorsi di ordine tecnico, di ordine economico, di come fare gli investimenti, di come scrivere le delibere, di come scrivere le delibere, e l'ultima volta il caso è eclatante. Siamo stati portati tutti presenti. Poi si cambiano i verbali. Ci vuole molto, ci vuole tanto per cominciare. Tanto per cominciare. Vi dico che la delibera di giunta 123 non servono queste cose. È giusto. Serve solamente che dobbiamo dire sì, senza sapere quello che fate. In giunta non l'avete votata la delibera. In giunta non risulta votata la delibera che portate all'approvazione. In giunta non risulta votata. Segretario verbalizzate per favore. Anzi, anzi, per dirla per intera non solo non è stato votato il dispositivo, tant'è che non risulta quante persone hanno votato. Ci sta la delibera e andate a verificarla. Ma la più bella è questa. E questa interessa ai consiglieri che sono stati disponibili per la commissione Covid e si sono visti strappare, strappare anche la possibilità di un confronto su cosa fare per Camposano dal segretario comunale. In nome di che cosa? In nome di una non esecutività votata su una commissione che era solamente di indirizzo mentre invece viene portata all'ordine del giorno a discutere una delibera in cui in cui delibera proposta, qua è proposta di deliberare di dichiarare la presente dichiarazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134 senza aver votato la immediata esecutività per cui carissimo Presidente, questa delibera, finché non arriva a dieci giorni dopo la pubblicazione, così come la delibera, carissima, carissima Presidente del gruppo, ci fu tolta la possibilità di parlare, perché la delibera della Commissione non era ancora valida, ma anche questa è valida. Comunicateglielo al Segretario, comunicateglielo al Presidente che per parlare dei cittadini non si poteva, non si poteva fare la riunione, è eh, contro legge, chissà che ci succedeva. Questa non è stata votata l'immediata esecutività, carissimo segretario. Fate le vostre cose, no? lo so che è tutto sburocratizzato. Questo è il paese della sburocratizzazione. Tanto è vero che qua dentro è scritto che ci sono allegati, sono allegati, sono allegati a questa delibera, sono allegati. L'allegato A B e C non esiste l'allegato A B e C in quelli protocollati, in quelli messi all'albo. Non esiste l'allegato A B e C. C'è cioè, questa delibera di riproposizione di cosa già bocciata. Riproposizione di cose già bocciate, che nessuna legge, neanche il Parlamento, oggi può dire che noi la dobbiamo rivotare, ma comunque. Non sono allegati. Voi voterete una cosa che non esiste perché non esiste, non c'è l'allegata A, B e C, a parte il fatto che l'unica cosa seria che si doveva fare per questo, per questo paese, io posso dire per il mio paese, non per Camposano. Io non lo chiamo Camposano, lo chiamo il mio paese. Chi lo chiama Camposale è perché è stato negli altri scanni. Lui viene da Roma, viene a proiezioni in mezzo. Il mio paese. Ebbene, signor segretario, la sera del 30 di dicembre, vi ho invitato e ovviamente, non, ma il sindaco non c'era, perciò, forse non si è capito, che il sindaco era impegnato in altre cose. Lasciò la nave e partì per altri liti. Andò sull'albeo lì verso verso dove sta il verso eh, lì stava l'alveo. Uh, uh, vi dissi, invece di perdere tempo qui, caro segretario, visto che le delibere sono improponibili, sono scadute, sono debiti fuori bilancio, di si entro il 31 di luglio il 31 di dicembre, come prevede la legge, c'è bisogno che il Consiglio individui i termini di come regolarizzare queste cose, ovviamente ovviamente ovviamente. non fu presa in considerazione la mia idea e si fece l'aggiunta ritenendo che con l'aggiunta si sana, con l'aggiunta non si sana niente l'approvazione varia, la, delle variazioni di bilancio sono di competenza del Consiglio e vanno fatte entro il 31 dicembre di ogni anno, punto e nessuno può mettere le mani sul bilancio e sui conti del 2020 con nessun atto, a parte, il fatto che, a parte il fatto che, e la cosa ancora più grave, Presidente, per i camposanesi è questa. La cosa più grave è che un adempimento fondamentale che va fatto entro il 31 di dicembre è il riconoscimento dei debiti fuori bilancio e l'indicazione di come risolverli. Ebbene, ebbene, ebbene. Il revisore dei conti ha dichiarato che ci sono 23.000 euro di debiti per sentenze passate in giudicato e 133 mila euro per problemi di ordine sociale cioè l'assistenza alle persone l'assistenza l'essere vicini alle persone il comune ha accumulato debiti per 133 euro ed è scritto nella relazione del del, del del, del uh, revisore che vi sono capitoli che potrebbero contenere questo. Il dovere del Consiglio è deliberare su queste cose. Io non so chi era il funzionario che doveva indicare queste cose, non so che responsabilità ha ah, il funzionario della, della, del responsabile economico finanziario. Non so le responsabilità dell'assessore al bilancio, certo è, certo è, che ove mai, e non è detto, che la salvaguardia non passi, ma peraltro essendo già stata bocciata precedentemente, ma qui veramente ci sarà da rimboccarsi le maniche e trovare... Metodi extra amministrativi, non, io non lo so che cosa, chi e cosa dovrà mettere in mezzo, ma ovviamente a noi che ce ne importa, giustamente a noi che ce ne importa. No. Quello che doveva fare è stato fatto, anzi, l'ultima che è stata fatta. L'ultima che è stata fatta. Ogni bilancio comunale che come dice il sindaco, giustamente lo sa dire molto bene, appartiene al popolo, non è del Consiglio, degli assessori, della maggioranza del sindaco, è del popolo. Ogni bilancio tiene una riserva, cioè la legge prevede che ci sia qualcosa di riserva per qualunque evenienza possa avvenire. Ebbene sapete qual è stata l'evenienza che ha spinto la giunta con il voto contrario del vice sindaco con il voto contrario del vice l'evenienza che ha spinto la giunta a votare il prelievo anche di quei 17.000 euro è stato lo stesso episodio capitato un anno prima è ciclico quell'episodio Cattivo tempo le piante da putare e da sistemare, 17 euro. Si dà il caso, però, tanto per dirlo al responsabile economico/finanziario, che si dà il caso che le determine prevedono che al 31 di dicembre gli impegni vengano fatti. Se vengono fatti, dopo il 31 di dicembre, vanno sull'anno seguente, sul bilancio seguente, sull'esercizio provvisorio. E allora invece che cosa è stato fatto? Il 31 di dicembre il, la giunta ha determinato di prelevare questi soldi. Il 31 di dicembre stesso, pronto, il funzionario ha trovato chi, come e quando doveva sistemare le piante però l'impegno è stato preso il 9. Non so chi pagherà questi debiti, non lo so. Certamente la determina è illegittima, certissimamente, ma questa che vi ho raccontato è l'ultima, perché dal momento in cui non ci sarà l'amministrazione, Comincerò a pubblicare tutte le cose, tutte le osservazioni che per il sindaco, ovviamente, ha dichiarato: altra cosa, non servono a niente, si tratta di fatti burocratici, sciocchezze, eh, pispispisce, tutte queste cose. Le pubblicheremo tutte quante. A cominciare da tante delibere in cui la giunta non ha votato e sono state eseguite, io non so che cosa succederà chi metterà le mani su quelle cose Non lo so, so solo che ci sarà da fare un grande lavoro di ricostruzione della macchina comunale che dal 2016 è stata smembrata è stata è stata smembrata. Non c'è la macchina comunale domani mattina, domani o quando il sindaco non sarà più sindaco io gli auguro di essere sindaco per 50 anni, ma quando non ci sarà il sindaco, i signori 110, i signori 110 non ci sono più, per cui il comune si ritroverà con il segretario, che, eh vabbè, ma lui è capace, il segretario per due anni ha fatto tante cose, farà anche gli affari legali, farà anche l'urbanistica, farà anche i tributi, farà, farà tutto, e il tutto fare. Lo terremo lì e eh, tutto tranquillo. Probabilmente eh, chiederà beh, vedrà come fare, ci sarà un modo di fare, però di certo la macchina comunale non esiste e quello che è ancora più significativo per i camposanesi è questo. Il primo atto che fu fatto da questa amministrazione fu l'annullamento dell'esistenza. Della protezione civile, tenevamo la protezione civile. Questa sede era diventata la sede, il COC, il COC zonale. Avevamo, si stava tentando di, di, di diventare centro zonale, avendo mezzi. Tenevamo 50 ragazzi formati, e per essi, per la sopravvivenza della protezione civile, erano stati messi a disposizione. 10.000 euro, 10 euro delle indennità del sindaco e degli amministratori. Erano stati messi a disposizione 10.000 euro delle indennità degli amministratori. Il primo atto fu variazione di bilancio e quei fondi servirono probabilmente per pulire piante, per abbellire il paese, perché il paese ovviamente deve essere bello. Ma della protezione civile non serve a niente. A che serve a Camposano la protezione civile? È un altro capitolo che è bene che chiudiamo e non lo riapriamo. Faremo, sarà uno degli argomenti che sarà discusso. Perché? Perché il paese civile non si misura attraverso la pianta o attraverso le luci di Natale. Queste luci di Natale che vedete appese costano 27.000 euro a voi camposanesi, a voi, voi che siete stati indicati con quel, in questo modo, non vi indicherei mai in questo modo. Con i soldi di 27.000 euro quelle luci, anzi, se andiamo a vedere la determina di quelle luci, le luci dovevano andare solamente nella determina, a via Marconi e via Provinciale e, e sta scritto, E se servono in altre parti? Mamma mia, ottimo progetto! Non so chi ha dato queste direttive. Chi ha dato le direttive? Perché, e questa è la cosa ancora più grave di ogni cosa, segretario. Per favore, appuntatelo. Il sindaco ha sempre detto che c'è una grande differenza. Tra il, tra il potere politico e il potere amministrativo. C'è la divergenza, è la, sono due, due poli, uno, è, uno indica politicamente cosa fare e poi c'è la gestione. Bene, signor Segretario Comunale, signor responsabile della trasparenza, signor responsabile economico-finanziario, nel 2020 la Giunta non ha deliberato il PEG. Cioè i funzionari non sono stati autorizzati a spendere neanche un centesimo. Tutti i soldi spesi dai funzionari sono tutte delibere, non lo so, da esaminare. Vedete voi a chi denunciare questa cosa. Segretario, è un problema vostro, non è un problema dei consiglieri, certamente. Certo, la Giunta doveva, dare, doveva determinare il PEG. Certo, la Giunta doveva determinare il PEG. Cosa non fatta? Dopodiché si fanno le variazioni di bilancio. Ma su richiesta di chi? Su che cosa sono, si devono fare le variazioni? Il, il funzionario con il peg avanti, cioè gli si dice tu tieni 100.000 euro di tutto il fondo, devi spendere 100 euro per, per le feste, eh, 100 euro per la corrente, 100 euro per questo. Se si accorge che qualcosa non va, il funzionario. Scrive al sindaco e al responsabile economico finanziario e al segretario: Io ho questa necessità. Il segretario e il responsabile finanziario, sempre la stessa persona, vede se è vero, recupera i soldi e porta all'aggiunta la variazione. Ma qua dentro non risulta niente. Io non so chi ha fatto queste variazioni di bilancio. Non esiste, non c'è nessuna parte, ovviamente. Perché, Perché senza PEG. Non può, essere, non può esserci la variazione del PEG né la variazione di bilancio. Queste sono le cose, caro Sindaco, di cui giustamente dobbiamo parlare. Già l'altra volta vi siete alzato e siete andato, andato via. Già per quattro anni e mezzo mai è stato consentito di parlare di atti, di carte, di atti, perché voi ritenete che il Paese debba essere... Sburocratizzato e determinato dalle vostre direttive. Le vostre direttive e la sburocratizzazione hanno portato a che la variazione di le variazioni di bilancio, voi non le avete portate in Consiglio nei tempi, non noi. Voi non le avete portate, non sono riproponibili, non sono proponibili perché sono scadute. Ed essendo scadute, diventano debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 175 non per scelta nostra perché assassini qui non ce ne sono il 30 avete avuto la possibilità di salvare il paese dal disastro in cui lo lasciate e non è stato recepito andremo avanti faremo sforzi per il paese vi ringraziamo per gli sforzi che avete fatto ringraziamo il presidente che ha fatto il presidente della maggioranza violentando qualunque regola e qualunque legge e tant'è che manco adesso ci avete fatto parlare scusate voi avete preso la parola e invece di fare una comunicazione che non so che cosa potesse essere avete parlato degli assassini avete degli assassini per fatti legati alla salvaguardia illustrandoci la salvaguardia che cos'era sapete l'ultima salvaguardia qual è quella deliberata il 31 di gennaio il 31 di dicembre è quella di mettere altri soldi sul personale per assumere tra virgolette altri supporto. Ricordatevi questa parola, molti già la conoscono, i supporto. Abbiamo inventato anche i supporto. L'amministrazione comunale va avanti attraverso i supporti. Così si è abbassata l'età media dei dipendenti attraverso i supporti. Ora, quando verrà il momento di fare la dichiarazione di voto su questo, faremo anche la dichiarazione di voto. Per adesso credo che abbiamo dimostrato perché votiamo eh, dal punto di vista politico contro, così come ha, ha, ha dimostrato e ha illustrato la dottoressa Riccigno, e dal punto di vista tecnico, per come ho cercato di illustrare le cose dicendo che le mani sul bilancio 2020 non si possono mettere. Il Consiglio entro il 31, e noi li abbiamo invitato, poteva e doveva attuare degli atti che salvassero il bilancio e salvassero il futuro di questo Paese. Grazie. Altri allora... in merito? Prego, Consiglio di un, un intervento brevissimo uh, dopo la parte diciamo recitata uh, del sindaco mi sarei aspettato da questo sindaco che ci stupisce ogni volta citato anche il grande facchinetti anche la parte cantata ma andando oltre uh, volevo soltanto uh, riprendere alcuni punti dell'intervento del sindaco parla di consiglieri assassini ed indica noi ed è stato lui, ripeto questo termine, anche se impropriamente usato, ad assassinare su 12 consiglieri candidati 7 ed è rimasto con 5 consiglieri soltanto. Oggi 4 perché è stato capace di perdere anche il suo vice sindaco. Parla di chiudere i rubinetti e questa è l'unica giunta dopo chissà quanti anni, io non ricordo. Eh, quale giunta ha percepito lo stipendio a Camposano? L'unica giunta pagata. Eh, ma poi Sindaco non voteremo il bilancio perché non c'è stato permesso di redigerlo con voi nonostante le tante richieste, volevamo partecipare a farlo, dobbiamo votare secondo lei una cosa che non conosciamo? Caro Sindaco, le ricordo che lei è risorto già una volta e la storia insegna che Camposano non le darà una seconda possibilità. A casa ti sta mandando la tua stessa maggioranza e non siamo noi dell'opposizione. E bisogna ricordarlo ancora una volta, oggi è assente anche il vice sindaco. In ogni caso, in bocca al lupo a lei e ai camposanesi dopo il discorso fatto, anche se il, la salvaguardia e il bilancio è un pasticcio assoluto, quindi non, non stiamo danneggiando per niente né i camposanesi né eh, Camposano. Grazie. Grazie, consigliere Giuliano. Altri interventi in merito? Eh, presidente, io. Posso? Presidente? Nessuno intervento più, nessuno vuole. Presidente, io, Presidente. Prego consigliere Notri. Allora, questa è stata la giunta più costosa nella storia di Camposano. L'amministrazione con più spese, ma con risultati molto bassi. Io non vedo, come parla il sindaco, centri, centri sportivi nel rione ACP, non vedo un palazzetto dello sport, non vedo che le scuole di via Francesco Siciliano sono state terminate. Il corso di Camposano da un anno non viene completato ed oggi si presenta in una condizione molto pietosa e quindi danneggiano ancora di più i commercianti di Camposano. Non è ancora partito il progetto per il campo sportivo, con fondi già disponibili, già stanziati. Stanziati da me in un progetto fatto eh, con la città metropolitana nel 2018, quindi siamo all'anno 2018, oggi siamo nel 2021, di 539 mila euro. E da oggi, dopo due anni, è ancora tutto fermo. Di cosa vuoi parlare tu, sindaco, e del poco che ti resta della tua maggioranza. Si spendono soldi per il tuo io, per la tua pubblicità personale. Io non ho mai visto in comuni così piccoli che il sindaco ha un cameraman, cameraman personale. E chi paga tutto ciò? Pagano, paga il popolo, paga Camposano, pagano i cittadini di Camposano, dai loro stipendi, dalle loro tasse. E la macchina. L'ho vista molto danneggiata, tutti questi sinistri fatti vicino a questa macchina, chi li pagherà? E poi perché non sono stati denunciati questi sinistri? L Ho visto la macchina molto danneggiata. Poi abbiamo dei portaborsi personali, abbiamo degli autisti, poi abbiamo dei, dei portagiacchi. Non so come definire. Se hai coraggio, fai l'elenco di, tutte, di i soldi spesi in mente, con i soldi dei cittadini di Camposano. Quindi, Veramente, non, non, non siamo stati noi a mandarti a casa, sei stato da solo. Cioè tu sei andato a casa da solo perché hai perso tutta la tua maggioranza. Ed oggi non vedo ancora presenti né l'assessore né, né De Capua e non vedo nemmeno il vice sindaco. Così il tuo braccio destro non lo vedo oggi. Quindi vuol dire che sei stato capace di perdere anche il tuo braccio destro. E con questo concludo. Hai speso i soldi di Camposano inutilmente. Finito? Grazie consigliere Miele. Altri interventi in merito? Passiamo alla votazione allora? Ah, prego, sindaco. Grazie signor Presidente. Partendo dall'ultimo intervento, voglio subito ricordare che con grande piacere eh, rilevo che lei, consigliere Miele, sta dall'altra parte, perché lei eh, voleva mettere le scope e purtroppo ha trovato uno che non gliele fa mettere le scope, perché quando lei ordinava i lavori pubblici per il campo sportivo faceva un abuso di potere. Un consigliere comunale non poteva fare quello che lei ha fatto mettendo mani in pasta. Lei non poteva fare questa attività che continuamente rivendicava di voler mettere le scope, eh, di andare a chiedere al segretario le domande per i concorsi, di fare un'attività continuamente gravissima. Sono felicissimo che lei è entrata in questa cozzaglia, perché con me non ci possono stare consiglieri come lei. Va bene? Perché con me ci stanno solo persone che stanno al servizio. Io sono della politica del fare, noi della politica delle chiacchiere come le, le sue, le io sono della politica del fare, noi delle chiacchiere come le sue, Presidente, il presidente per favore. Presidente la sua politica delle chiacchiere, io sono della politica del fare. Senatore per favore verbalizzate che non c'è il presidente. Presidente. Per cortesia. Verbalizzate il presidente quando va via deve invitare il vicepresidente a sedersi. Per favore dite le cose a chi le dovete dire. Ah oh no ma via 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 eh. No 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 no. no, 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 sì, no. C'è stata un'intemperanza di chi vuole fare. E che, come non è riuscito a fare il sindaco perché voleva mettere le mani in. Sì. Prego, perché ci sta chi voleva fare e che, come non è riuscito a fare. E quindi con grande piacere eh, vedo che tradiscono i loro elettori e naturalmente hanno determinato eh, che questa maggioranza non fosse più maggioranza, perché per questa ragione di lì sono sei e di qui siamo rimasti in sei, perché due della maggioranza, che era otto, sono passati da quella parte e da quattro sono diventati sei. Questo dipende dal fatto che ci sono dei traditori che tradiscono l'elettorato, che tradiscono le persone che hanno votato il sindaco ed il consiglio comunale e questi consiglieri comunali non hanno trovato la possibilità di mettere le scope perché come vi dicevo con fatti, con atti c'è stata una continua interferenza nella gestione. Si voleva gestire e mettere le mani in pasta. Come le mani in pasta non si mettono, chiaro? E quindi con grande piacere costituisco una, una lista fatta di persone che se la volta scorsa non sono stato molto attento. Perché mi sono trovate persone che sono entrate di notte all'ultimo momento, così perché neanche io ero candidato a fare il sindaco e allora adesso sarà completamente diverso. Perché saltimbanchi, eh, traditori, volta cabana, ma soprattutto quelli che vogliono mettere le scope devono andare dall'altra parte, stanno bene dall'altra parte. Con me. Le scope non si mettono. Poi, consigliere Barbati, le voglio dire che lei voleva far fare la commissione Covid il mese scorso, ma forse non si è accorto che il Covid-19 è scoppiato un anno fa. Se io aspettavo la sua commissione, le decisioni della commissione, la gente se puzzava i fam a Camposano cioè Non avrebbe mai avuto un minimo aiuto. Invece, noi sempre abbiamo teso la nostra mano a chi ci ha chiesto aiuto a marzo, aprile, a maggio, a giugno, a luglio, agosto, settembre, fino a dicembre 2020. A Camposano nessuno è stato solo. Questo per quanto riguarda le famiglie, le persone e poi per le imprese, per i negozi abbiamo stanziato soldi che vanno come eh, interventi immediati oltre quelli che abbiamo già dato alcuni mesi fa alcuni mesi fa mille euro per ogni negozio mentre lo stato ne dava come ristori 600 noi mille euro e adesso grazie al nostro buon governo non abbiamo aspettato il vostro boicottaggio che stavate facendo con la salvaguardia, perché a voi non interessano i negozi che stanno a Camposano, perché se aspettavamo noi stavano ancora nella salvaguardia questi soldi e non si sarebbero mai spesi, invece adesso tutti i negozi, tutti i bar, tutte le pasticcerie, tutte le macellerie, tutti i panettieri, tutti i parrucchieri, tutti i barbieri, tutti i putegli a Camposano avranno dei soldi dal comune di Camposano li abbiamo già deliberato, dopo non ci sta da fare proprio niente. Eh, che dite? Che la vostra burocratizzazione, il vostro modo di fare politica, che voi badate solo che manca l'articolo, manca la virgola, manca il punto, il funzionario che ha scritto, ma sta politica vostra che avete fatto, caro consigliere dottor Barbati, è una politica che non ha funzionato. Voi mi avete lasciato un paese quando avete fatto il sindaco quando siamo arrivati. Noi voglio usare una, partì, una parola italiana. Voi ci avete lasciato un cesso e noi invece lo abbiamo fatto risorgere questo paese perché quella burocratizzazione che lei, di cui parla sempre e lei diceva sempre: non ci stanno i soldi e non ci sta questo, ma è normale. Ci stavano i vostri politici che abbiamo pizzicato proprio in questi giorni, persone che tengono dichiarate le case, eh, dice dove ci abitano, poi invece ci stanno uffici, studi e non pagano l'Imu perché non pagano le tasse. Bravo, complimenti. E perciò questa era la vostra gestione, degli amici degli amici. E noi abbiamo tirato fuori tutta questa roba con quei supporti, con quei 110 che hanno saputo rappresentare lo Stato e fare gli interessi del Comune, che non è più una gruviera dove nessuno pagava, i furbi non pagavano, i potenti non pagavano, gli amici degli amici non pagavano, eh, le tasse non si pagavano, pagavano solo gli onesti a Camposano che erano diventati fessi del paese. Invece adesso le tasse le pagano tutti e stiamo scovando chi invece truffava il comune di Cambosano e non pagava tasse, addirittura anche politici, addirittura anche politici sui quali stiamo facendo accertamenti, dove il politico specialmente deve dare il buon esempio. Consigliere eh, Giuliano, un politico che dà il buon esempio, non fa l'affissione abusiva come l'ha fatta lei e ha ricevuto i verbali fino a casa per l'affissione abusiva che ha fatto durante le elezioni regionali. Perché un sindaco, un assessore, un consigliere deve dare l'esempio nel rispetto della legge, nel rispetto delle regole. Invece voi, per voi è normale infrangere le regole, le leggi, per voi non esiste, perché per voi chi comanda fa legge. E invece io no, dal primo momento, da quattro anni e sette mesi che sono sindaco. Ogni giorno mi sento sempre sottoposto alla legge. I miei interventi sono sempre fatti dopo studi, approfondimenti, in modo scientifico, perché così si riescono a fare delle scelte giuste, nell'interesse del popolo, nell'interesse dei cittadini, senza favorire a dritta e a manca. Poi lei mi parla, consigliere Barbati di delibere illegittime perché abbiamo dato con la salvaguardia, con le variazioni che lei ci contesta ci manca nella proposta questo, quell'altro abbiamo dato i buoni libro abbiamo dato i buoni alimentari abbiamo dato il supporto alle famiglie abbiamo aiutato tutti quanti abbiamo messo in moto quella attività di cui ha bisogno il Paese dottore Barbati, lei dimentica che ha fatto un affidamento alla Sitelum per la pubblica illuminazione con una delibera che ha impegnato il comune per un importo di oltre 1.800.000 euro. Questa delibera è stata fatta dalla giunta presieduta da lei senza il parere finanziario un milione e euro che venivano ogni anno rubati ai camposanesi perché si pagava il doppio di quello che adesso si sta pagando, senza parere finanziario, senza parere dell'ufficio tecnico. Questa è l'amministrazione che abbiamo trovato. Questo è il cesso che abbiamo trovato quando ci siamo insediati qui. Così si funzionava. Addirittura alcuni, un paio di mesi fa è venuta una società che ha chiesto di eh, fare un, una costruzione nel comune di Cimitile. E nel comune di Cimitile, guarda un poco, questa azienda ha, fatto, eh, ha avuto questa concessione dal comune di Cimitile su un terreno di proprietà del comune di Camposano. Il comune di Camposano era proprietario di un terreno che ha regalato perché questi signori se lo sono presi per usucapione. Sono diventati proprietari della proprietà del comune di Camposano. Questa è la differenza tra noi e voi. Io difendo con i denti il mio comune, proteggo la mia città. Mi fa molto piacere se ritorna lei a fare il candidato sindaco di qui a poco. Anzi, mi fa più piacere se viene la dottoressa Rescigni a fare il candidato sindaco, eh, le manca solo questo nelle sue lunghe candidature che ha fatto, si è candidata da consigliere, si è candidata alla Camera, si è candidata alle, al Parlamento europeo, si è candidata alla regionale, le manca solo la candidatura a sindaco, però dappertutto è stato un fallimento, non è azzeccata una, non ha vinto mai una volta. Questa è la storia. Io spero che tu quando hai vinto che ti prima, hanno cacciato via dal Parlamento prima, e non ci ritornerai. Spero spero che sarà lei la candidata sindaco, spero stanno più candidati sindaci che eh, consiglieri comunali nelle liste, però nessuno di loro, come vedete, hanno un solo interesse. Diceva la dottoressa Rescigno Intanto ve ne andate a casa voi, questo è l'unico scopo. Intanto ve ne andate a casa voi, questo è il risultato che stanno portando a Camposano. Mica stanno parlando delle questioni che riguardano i camposanesi, mica stanno parlando di tutto quello che c'era nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, mica si sta parlando di soldi che tre giorni fa sono arrivati per l'asilo nostro, la scuola materna, per arricchire il parco giochi per i bambini che abbiamo noi già attivato per far fare. Quando torneranno i bambini a scuola, troveranno i lavori fatti per quanto riguarda la facciata con nuova pitturazione, troveranno il seminterrato che era un altro cesso nella scuola materna. C'era di tutto là sotto, c'era di tutto, c'era di tutto là sotto. E abbiamo bonificato pezzo per pezzo Camposano. Giorno dopo giorno abbiamo lavorato da mattina a sera. Al servizio della nostra città, perciò ce ne andiamo non solo con grande dignità, ma soprattutto con la coscienza a posto di aver lavorato e di aver lavorato solo e nell'interesse della nostra città. Le altre cose non ci interessano, il resto non ci interessa. Siete stati bravi? Ok, ma. Ricordate che siete stati solo gli assassini di Camposano, lo ripeto per l'ennesima volta perché non ve ne fregate nulla. Non avete detto una parola sulle questioni che stanno sui temi, sugli importi, sugli argomenti che stanno nella, nella salvaguardia degli equilibri di bilancio. Non avete detto una parola perché a voi non interessa la vita dei Camposanesi di quello che dobbiamo fare per i camposanesi. A voi interessa semplicemente mandare a casa il sottoscritto, mandare a casa questa amministrazione, il sindaco, la giunta e qui finisce il vostro lavoro. Questa è la vostra unica soddisfazione. Io continuerò a stare al vostro fianco, rinascerò, rinascerò con voi. Altri interventi in merito rispetto al ciclo. Prego, consigliere Barbati. Questa disponibilità del Presidente forse è il premio a che abbiamo dovuto subire la... chiamiamola così. La ringa, l'arringa del sindaco, che dalle poltrone di Montecitorio dove c'è andato senza avere manco una preferenza, manco una, manco una, manco una, si è dovuto ridurre a servire Camposano. Serve dovuto ridurre a servire Camposanto. E allora dobbiamo parlare purtroppo degli atti, delle carte. Perché se no, a finire che il sindaco, così nelle sue direttive, si renderà conto poi nel futuro di che cosa è successo. E allora la prima che viene, eh, eccola Parliamo di uno degli atti che avete scritto nelle variazioni. Eh? Parliamo della variazione che riguarda l'utilizzo del contributo ministeriale per impianto antincendi e adeguamento funzionale. Bene, bene. Andando alla scuola elementare amministrativa, mi hanno spiegato che quando si nominano o si devono individuare le determine, le determine hanno due numeri: un numero del settore e un numero generale. Per determinarle, ovviamente, giacché quando si va poi a fare l'imputazione l'imputazione va fatta sul PEG del funzionario che è responsabile di quel servizio e quindi di quell'ufficio, si deve mettere il numero della... Determina il numero dell'ufficio, il numero dell'ufficio. Il numero che viene dato dall'ufficio, perché ognuno dei 6-7 servizi che sono stati fatti tiene un elenco di determine che fa mentre invece andiamo a vedere andiamo a vedere andiamo a vedere l'uscita del capitolo 970 che è citato nella determina della delibera nella variazione di bilancio 85 e troviamo che viene citata una determina determina 519 del 5 11 2020 la determina 519 non esiste di nessun ufficio trattasi della determina dopo aver lavorato due ore a scovarla perché non mi è stato consentito dopo decine di lettere decine di PEC, decine di inviti anche alla prefettura per avere le password, per entrare nel sistema delle determine e avere possibilità di vedere quello che succede, la determina è la 138 e l'abbiamo tolta, l'abbiamo presa, la determina 138, lavoro di adeguamento funzionale degli spazi, delle aule didattiche, degli istituti Virgilio. A conto fattura la ditta Meis del geometra Luigi Maddalù al momento non risulta impegnato, non risulta imputato intanto risulta nelle variazioni di bilancio. Per quanto riguarda poi la questione: del contributo SIEI, il contributo SIEI è il contributo per l'antincendio. Questo contributo, nella, deliber nella delibera 85, è scritto che mi pare sia di 50-60 mila euro. Una parte viene per la scuola, un'altra parte, un parte invece viene impegnata per altri fatti in modo irregolare, dice il sindaco solo irregolare, hanno fatto delle cose che volevano fare loro, ma, ma una delle cose più importanti che sono venute fuori sindaco, così ve lo dico che voi le avete votate, avete capito? Allora, nella distrazione voi date solo gli indirizzi, poi gli altri fanno, voi firmate solo. Una delle, nelle variazioni di bilancio, una cosa importante è stata fatta. È stata fatta la variazione del fondo funzioni fondamentali. 116.000 euro sono arrivati per le variazioni per, le, la variazione per fondi funzioni fondamentali del comune. Sapete una delle funzioni fondamentali del comune? Qual è stata ritenuta? È stata ritenuta con la determina. 121 del 2 ottobre 2020 è stata ritenuta quella di mettere in sicurezza e valorizzare il corso del comune di Camposano. Una delle funzioni fondamentali è quella di mettere a posto il corso. Mi dispiace che lo lasciate così il corso perché chi verrà dopo dovrà vedere dove e come fare per sistemarlo. Avevamo fatto tanti filmini. Mesi e mesi di affidamento di filmini, anni di filmini, il corso succede la grande collega, la, re, la rivoluzione, non il risorgimento, la rivoluzione. Già che c'erano delle cose che non andavano, abbiamo avuto il coraggio di chiedere Consiglio comunale per trovare le responsabilità politiche ed eventualmente anche tecniche. Non è stata fatta quel consiglio comunale, né ad oggi è possibile accedere agli atti e vedere, perché sul comune non possiamo andare come andiamo noi, succede la chiusura di tutti gli uffici. Noi per parlare, quando vai gli dici voglio questa carta, devi fare la domanda, tra 30 giorni avrai la risposta. Ottima democrazia, grande trasparenza, signor responsabile della trasparenza. È inutile continuare su questo tono. Dovremo parlare delle relazioni, delle relazioni fatte dal revisore. Le relazioni del revisore contengono diversi piccoli errori che saranno resi noti al popolo di Camposano nei prossimi giorni. Teniamo giorni per illustrarli. Piano piano diremo tutte le cose per far sì che chi dopo seguirà l'amministrazione dell'onorevole Barbato, dopo si mette con santa pazienza e cerca di mettere le cose a posto, ma non per rendere il paese un grande paese del nord Europa, del nord America, del nord Africa, del nord che sia, per rendere Campusano un paese normale, normale. Quella, questa è quella che ha mancato a questo paese la normalità perché perché il sindaco ritiene di avere anzi di avere da solo la capacità di rendere possibile l'impossibile ha la capacità di farci immaginare tutti volanti su un grande tappeto con lui alla guida ovviamente grazie Altri interventi in merito? Possiamo procedere per la votazione. Per appello nominale. Come? Prego sì. Dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto. Grazie Presidente. Dichiarazione di voto per la salvaguardia degli equilibri. Perché con questa delibera ci stanno i soldi per i contributi dei fitti ai cittadini di Camposano, ci sono i buoni alimentari nelle variazioni, ci sono i soldi per i libri di testo che sono stati dati ai bambini di Camposano. C'è sono... un progetto importante dei loculi al cimitero, i loculi di... dove abbiamo ancora tantissime richieste. Dopo aver completato una prima fase è stata pure già avviata la realizzazione di altri loculi che ci consentiranno di poter procedere poi a fare eh, fogne nel cimitero e rendere perfetto al 100% quel cimitero perché noi rispettiamo i nostri cari defunti e vogliamo anche il cimitero bello, ordinato, pulito, perché quando si va a trovare i nostri cari bisogna trovare un paese civile anche lì. E così lo abbiamo trasformato e questa era una ulteriore eh, opera il cui importo è previsto appunto nella salvaguardia. Sempre nella salvaguardia ci stanno altri 30.000 euro per, da parte della città metropolitana, parte era per fare un parco giochi per i bambini, perché noi amiamo con i fatti i bambini. Invece di tutto questo loro non parlano, ma non se ne importano di approvare con la salvaguardia e le annesse e variazioni fatte eh, un parco giochi per i bambini ma che se ne importano per i bambini il loro unico interesse è mandarci a casa solo a questo badano manca il senso di responsabilità il senso civico il senso di dovere verso un paese insomma ci stanno tutta una serie di interventi già fatti dove il consigliere Barbati dice bisogna mettere a posto, ma che cosa bisogna mettere a posto? Sono soldi che stanno in cassa nel comune di Camposano. Per fortuna una parte di questi soldi sono già stati spesi, altrimenti eh, le mamme non avrebbero avuto i buoni libri. Altrimenti non ci sarebbero arrivati i buoni fitto nelle tasche delle persone. Altrimenti non ci sarebbero stati i buoni alimentari. Altrimenti vedo. Uh, il vigile Casoria e tanti altri dipendenti non avrebbero avuto lo stipendio, perché qui dentro c'erano delle variazioni per pagare lo stipendio ai dipendenti comunali. Vigile casoria e quindi non, vole non avremmo dovuto pagare gli stipendi ai dipendenti comunali con questa variazione che noi abbiamo fatto all'epoca. Questa è la mentalità di questo, questa vecchia politica marcia che naturalmente di Camposano non se ne frega affatto, non segue il paese, non si interessa delle cose che servono a questo paese. Ogni giorno, da mattina a sera, prima ascoltiamo i cittadini uno per uno con i quali parlo, interloquisco ogni giorno. E ognuno che mi dice una cosa, non faccio come faceva il dottore Barbati e non ci sta né sordo, non fa niente. Ad ognuno do una risposta puntualmente. Ogni giorno abbiamo raggiunto le più lontane periferie. Stamattina sono andato nella zona di Via Provinciale verso su quelle traverse dove ci stavo con Mistella. Non avevano mai visto il sindaco, i dipendenti comunali e hanno visto addirittura i nuovi eh, mastelli che abbiamo distribuito per la raccolta differenziata che avviene in modo spinto dal primo di febbraio prossimo. Ogni famiglia, eh, ogni eh, persona che è nei ruoli del comune e paga le tasse a Cambosano ha avuto quattro mastelli, quattro secchi per intenderci di colore diverso, a seconda del tipo di rifiuto. Perché era nella nostra programmazione portare Cambosano che già è arrivato al punto più alto di raccolta differenziata nel mese di novembre scorso, a oltre il 70%. E noi entro il, 20, entro il 2021 avremmo voluto portare a Camposano altro che paese normale. Il dottore Barbati dice il paese è normale, il paese come lo gestiva lui, cioè il paese da terzo mondo. Noi invece volevamo questo comune con la raccolta differenziata a rifiuti zero: rifiuti zero è una cosa che ne parlai in Parlamento tanti anni fa. Il primo comune in Italia fu il comune di Capannori. Cioè che praticamente si riciclano tutti i rifiuti con una raccolta fatta per bene. E noi abbiamo fatto un sistema che funziona in questo modo con i microchips vicino ad ogni cestello che, abbiamo, che stiamo distribuendo, cambiando il calendario. Insomma, ma che paese, di che paese state parlando voi? Che, o meglio, verso che paese volete riportare Camposano, la mia città, dottore Barbato. Ma qual era la tua città? Era un cesso Camposano e invece adesso, adesso è un paese civile, è un paese all'avanguardia, è un paese invidiato perché noi andiamo nei problemi, nelle cose amministrative. Io ho fatto l'amministratore del comune di Camposano, il comune l'ho trasformato in un'azienda efficiente, dinamica, efficace. Così si amministra un paese, non facendo le vecchie clientele. Le vecchie amicizie, non facendo pagare la tassa rifiuti a uno, non facendo pagare l'immobilismo a un altro, insabbiando centinaia e centinaia di pratiche che abbiamo trovato lì così che se ne sono andate. Adesso c'è ordine nel comune, dall'A alla Z. E certo, voi invece ci state sfasciando perché non volete che si compia questo miracolo che noi abbiamo fatto in questo paese. Sì, è vero, dottore Barbati. Io quattro anni e sette mesi fa proposi un sogno alla mia città. Ebbene, con me che cosa è successo? Che il sogno, il futuro di cui parlavo, il futuro è diventato presente perché i miei cittadini hanno potuto assaporare, toccare con mano. Quei sogni che loro vedevano, quelle rappresentazioni di cui lei parlava, la rassicuro, domani completano i lavori del corso perché deve sapere che poiché c'è uno Stato che comincia a funzionare, la ditta che stava eseguendo i lavori, alcuni mesi fa, è stata sottoposta dalla DDA, dalla direzione antimafia, eh, eh, è stata sospesa nella sua attività ed è stata nominata una, un amministratore giudiziario. È stato tolto l'impresa che ci stava e c'è un'amministrazione giudiziaria che dipende dal tribunale. Perciò c'è un ritardo nella, nel completamento dei lavori, perché c'è stata ecco, questa burocrazia, perché è arrivato l'amministratore giudiziario. Io ho diffidato già da un bel po' di tempo tutti, perché ho detto voglio i lavori eseguiti subito. Non mi interessa se ci sta la custodia giudiziaria o ci sta la procura o la DDA o chi ci sta. A me interessa che mi completiate i lavori subito. Ho diffidato tutti e li faccio male fin quando ci sarò io. Tant'è vero, la prima risposta è che domani mi hanno rassicurato che riprendano i lavori, come domani. Vado ad andare ancora all'assalto della regione Campania perché sull'Alvio Gaudo, dove sono intervenuto, ci hanno mandato un, un mostro di pala meccanica grandissima. Ma è stato lì e poi se n'è andato. Ha fatto una piccola eh, supporto là. Non serve a nulla, ho detto. Domani vado a saltare addosso al presidente della regione Campania perché voglio mettere e tenere in sicurezza i miei cittadini. Perché lì abbiamo fatto un progetto quattro anni fa, comune di Cambosano, sul quale si sono inseriti gli altri comuni dell'Agenzia dei Comuni Nolani. Abbiamo fatto poi un, un progetto condiviso da tutti con Camposano, comune capofila. Questo progetto è stato approvato dalla Regione Campania, è stato pure finanziato. Ma la burocrazia, la burocrazia, da un anno che è stato finanziato ed anche affidati i lavori, noi teniamo tra l'Alvio Gaudo e l'Alvio Avella più l'Alvio 15 di Nola 3 milioni e 400 mila euro che bisogna fare e si devono fare come noi già abbiamo fatto anticipando i lavori sul reggilagno quello, la sponda che sta sul campo sportivo, così verrà il, eh, i reggilagni borbonici dell'Alvio Gaudo e dell'Alvio Avella, partendo da Sperone, eh, Comiziano fino a scendere Cambosano, Cimitile, fino a Nola, dove ci sta quella situazione così di grande disagio, dove l'alveo deborda continuamente, non si può passare per quella strada dove ci stanno le ferrovie di Italo. Insomma, ogni giorno abbiamo messo in atto delle azioni forti, perché quando ci muoviamo noi ci rispettano e li mettiamo tutti. A fare il proprio dovere, tutti i pezzi dello Stato li abbiamo messi al servizio del popolo di Camposano. Ebbene, voi invece tutto questo non lo volete. E stasera siete riusciti nel vostro scopo di mandare questo sindaco a casa con la sua giunta, con la sua amministrazione, perché non si deve fare la raccolta differenziata a rifiuti zero entro il 2021. Perché stamattina quando distribuivamo i cestelli e lo dicevo alla gente: ma non è possibile. E come si farà senza di lei? Come si porta avanti questo progetto così importante? Avete messo le basi per cambiare proprio la qualità della vita del nostro paese? E adesso e che devo fare? Mi mandano a casa. Stanno lavorando solo per fare questo. Sei consiglieri comunali non fanno altro. Mica pensano a quello che serve a Camposanto. Pensano solo a mandare questo sindaco, la sua giunta, e questa amministrazione a casa facendo sciogliere il consiglio comunale. Perciò, ancora una volta, fino alla fine, io voto per le cose che servono a Camposano. In questa salvaguardia ci stanno una serie di interventi che servono per Camposano. Parte sono stati già fatti, parte bisogna ancora farne. Noi stiamo sempre dalla parte dei cittadini, perché cittadini di Camposano. Rinascerò e voi rinascerete con me. Rinascerò, rinascerai Camposano. Grazie Presidente. Ovviamente deve continuare quello che ha iniziato. Allora, invece di fare una dichiarazione di voto semplice, è stato concesso, giustamente, al sindaco la libertà. Vabbè. E allora rispondiamo ai due argomenti, soprattutto, che il sindaco ha portato, quali esempi di un futuro che non so quando si realizzerà o chi lo re realizzerà. Allora parliamo un attimo della raccolta dei rifiuti. Da un anno abbiamo chiesto i dati per verificare qual è la percentuale di raccolta differenziata che viene fatta. Ci vengono negati i dati. Non so il sindaco dove ha preso il dato del 70%, ma ovviamente con i potenti mezzi derivanti dall'autorità. Rispetto alla quale tutto lo Stato, tutti tremano, domani tremerà De Luca, ha avuto i dati. Il Consiglio Comunale non può avere questi dati. Tant'è che l'ultima volta che ci siamo visti qua dentro, il sindaco forse ha dimenticato, ma ha dimenticato anche il presidente, ha dimenticato il funzionario, ha dimenticato il responsabile dell'ambiente, ha dimenticato l'assessore all'ambiente. Signori, l'altra volta era all'ordine del giorno il PEF, cioè il PEF è il piano economico finanziario per la TARI che andava approvato entro il 31 di dicembre perché l'anno prossimo poi, poi i cittadini dovranno pagare il 2020 secondo le tariffe della nuova ditta con i nuovi conti che saranno fatti e il 2021 in cui è stato fatto tutta una nuova è ipotizzata una nuova organizzazione della raccolta ebbene questa gara che è stato uno degli argomenti per i quali il sindaco ha scritto alla procura, ai funzionari e ad altri, perché pare che il vice sindaco ha detto del sindaco, l'ha accusato non so di che cosa, di come è stata fatta a Sacare, eccetera, ma sono problemi di cui giustamente non si parla in Consiglio, non abbiamo potuto parlare, non abbiamo visto le carte, ma egregio sindaco, premesso che... I bidoncini che avete consegnato di persona ad ogni famiglia in questi giorni, giustamente perché l'attività il ruolo del sindaco è quello di portare i bidoncini, di portare i gelati scongelati e ricongelati, i panettoni che, sono, che troveremo nella sala consigliare, cioccolattine, caramelle ed altro. Ma ci volete spiegare, Sindaco? Perché Camposano ha dovuto tenere le famiglie di Camposano hanno dovuto tenere durante il periodo natalizio per ben dieci giorni lumido in casa? Perché la ditta aveva chiesto 2500 euro? La risposta è stata non è stata autorizzata la ditta a fare, non si sa perché, ma tra tanto l'immondizia uno se la tiene in casa perché il Paese ovviamente appartiene al futuro. Bene, sulla questione di come è stata gestita la raccolta differenziata nel corso degli anni, abbiamo chiesto diverse volte atti e chiarimenti e mai li abbiamo avuti, anche circa rispetto alle assunzioni, anche circa rispetto alle assunzioni. E parliamo dell'alveo cauto. Il sindaco ha detto che c'è un progetto di 3 milioni rotti. Anzi ha detto che a Camposano toccano 3 milioni e rotti. No, ho capito male. Comunque di certo è che il comune di Camposano per esso la giunta, presieduta dall'onorevole Barbato, ha deliberato tra le variazioni di bilancio in entrata 1.250.000 e in uscita 1.250.000 per l'alveo cauto. Questo è certo. Avete dimenticato di dirlo nella vostra illustrazione. Questo? Ve lo dico io. Segretario, è vero quello che dico? Segretario? Segretario. Ah no, ah, scusate, scusa, no, pensavo, dott. No, segretà, pensavo che potevate aiutarmi. No, no. Eh, Continuate, dottore Barbati. Allora, questi mil, questo 1.250.000, sindaco, che sta in entrata e in uscita, per stare in entrata significa che tenete un dato che vi autorizza a metterlo. Io non sono stato capace di trovare questo dato né sono stato capace di trovare come veniva impegnato, se non, se non, se non. Per realizzare il progetto pilota di come si deve realizzare tutto il percorso borbonico, progetto pilota che non esiste agli atti, non esiste agli atti progetto pilota che non esiste agli atti del comune di Camposano sono stati spesi 30.000 euro per fare 120 metri di staccionata di fronte a Piccolo per favorire le persone che dovevano andare a vedere vecchioni. Punto. Questo è tutto. 30.000 euro dai fondi di Camposano a valere poi se la regione quando deciderà di darceli e se ci autorizza. autorizza. L'importante è che è stato realizzato in 24 ore, affidato a una ditta che non si sa chi è e che non ha presentato nessun preventivo. Segreta verbalizzato, non ha presentato nessun preventivo. 30.000 euro per 120 metri di staccionata. Questo è il discorso di avvio. Su via, su sull'alveo cauto. Queste sono le risposte alle due, ai due argomenti che il sindaco ha posto quale sostegno per votare a favore. Queste sono le risposte che, che ulteriormente ci convincono a votare contro perché vi è stata, vi è per la situazione che si è creata in questo Consiglio Comunale una valutazione politica negativa della vostra politica di questi quattro anni. E mi permetto di aggiungere una valutazione negativa degli atti prodotti e portati all'esame di questo consesso. Grazie, grazie, consigliere. Barbati, dichiarazione di voto. No, non si può fare. Dottore, uno a favore e uno contro. Non posso parlare? No, uno a favore e uno contro. Lo cioè, prevedi il regolamento? Lo sì, prevedi il regolamento? No, allora io Mi devo istiato. parlare Mo chiamatela come volete io parlo dottore non devo allora, parlare sindaco, prendiamo atto che il sindaco Dottoressa. ha chiamato ladro il consigliere Dottoressa. Miele preso atto di questo io sono allibita da questa situazione Dottoressa. voto contro perché non Dottoressa. condivido ci sono in questo riequilibrio di bilancio delle spese non condivise ci sono delle priorità non rispettate. E perché io credo che è arrivato il momento di dare la parola al popolo, ai cittadini. Poi, sindaco, se sei stato così bravo, ritornerai. Ma se non sei stato così bravo, metti in conto che puoi pure non ritornare. Grazie, dottoressa Recigno. Passiamo alla votazione. Vogliamo per appello nominale? Prego segretario per cortesia. Barbato Francesco. A favore per Camposano. Mia Leonofrio. Contro per questa amministrazione. De Capo Giuseppina. A favore. Vedrana Antonietta. Perilla Niello. A favore. De Capo Gavino. Trinchese Angelo. Contro. Barba Di Giuseppe. Versigno Carmela. Contro. Giuliano Antonio. Contro. Venezia Alessandro. Contraria. Ok, 5 favorevoli, sei contrari. Il Consiglio non approva. Ultimo punto all'ordine del giorno. Istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e o esposizione pubblicitaria del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio. O al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Disciplina provvisoria. Prego, Sindaco. La proposta che c'è non, non ho capito. La proposta che c'è eh, mm. è la la proposta sì. la faccio mia e la Bene. sottopongo al Consiglio. La proposta viene sottoposta al Consiglio così come formalizzata dal dirigente del settore. Ok. Chi vuole intervenire in merito? Il sindaco vuol ripetere, è stato il mio a per cortesia. Non mi ripeto. Ok. Interventi in merito? È un punto all'ordine del illustra. giorno che ha è proposto il sindaco. Presidente, l'avete messo voi all'ordine, l'ho illustrata. È stato già illustrato il consigliere Barbati. Eh. Altri interventi in merito? Passiamo alla votazione. Passiamo alla votazione. Chi è a favore sempre per l'appello nominale? Segretà. Barbara Francesco. A favore per Cambosano. Miele contro. De Capo Giuseppina. A favore. Vedrano Antonietta. Perill'Agnello. A favore. De Capo Gavino. Trinchese Angelo. Contro. Barbati Giuseppe. Riscinio Carmela. Contro. Giuliano Antonio. Venezia Alessandra. 5 favorevoli, 6 contrari. Il Consiglio non approva. Grazie per la partecipazione. Un grazie a tutti i camposanesi. Il camposano avrà modo di proseguire come Dio ci comanda. Arrivederci. Speriamo senza chiacchiere e con sì. molta più politica.